prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Sono le 15:42 minuti primi, buon pomeriggio amici e bentrovati, siete su Radio Dream on Fly, io sono Mariella Vitale e è collegata con me c'è la dottoressa Lorenza Morello, giurista di impresa che sono finalmente riuscita a raggiungere, abbiamo saltato il nostro appuntamento del martedì perché lei è molto impegnata, ne abbiamo parlato anche nelle settimane scorse, anzi la settimana scorsa per l'esattezza, ma io chiederei direttamente a lei come stanno andando le cose. Buongiorno dottoressa, bentrovata. Ma buongiorno, bentrovati a voi, scusatemi per ieri, però come lei sa ero in una riunione che non potevo abbandonare, no, quindi mi sono fatta personare con il collegamento di oggi. Esatto. Orario e fuori fascia di tempo. Per lei questo ed altro, dottoressa, è sempre un piacere, perché io ho il domandone da 209 miliardi di euro da fare a lei. Attenzione, sono ferma, mi dica, mi siedo. Ecco, io non glielo chiedo a livello personale perché è talmente spaventosa la cifra che non riuscirei neanche ad immaginarla. Ma la mia domanda è come se lei avesse vinto al Superenalotto di 200 anni, ecco, Superenalotto di 200 anni, con tutto il montepremi è collegato, come giurista d'impresa, con 209 miliardi che devono arrivare, oramai assodato, che arrivano, lei che cosa farebbe per l'Italia e gli italiani? Allora, ormai assodato che arrivano, questa è, come mi ha detto molto recentemente la sua collega, quando io parlavo di altro, è una responsabilità di cui si fa carico lei, perché io che ormai è assodato che arrivano, questa frase non la dico. Okay. Nell'ipotesi in cui... Sì. Questi soldi arrivassero, sì, visto che veramente sono tanti soldi, beh, farei una cosa molto semplice e doverosa. Visto che questa Repubblica, recita l'articolo 1 della Costituzione, è una Repubblica fondata sul lavoro, sì, questo era nell'idea dei nostri padri costituenti. Certo. Purtroppo devo constatare, confrontandomi tutti i giorni con degli imprenditori, che ormai la nostra è una Repubblica fondata su Equitalia e sull'Agenzia delle Entrate. Allora, in uno stato persecutorio come quello in cui noi viviamo, io con tutti quei soldi farei sedere al tavolo il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, il Presidente Amministratore Delegato di Equitalia, dell'Agenzia delle Entrate, che poi li accorporano, li scorporano, eccetera, e il Presidente della Repubblica, e direi, pagando il cachet di questa gente, perché la differenza tra loro e un imprenditore è che lo Stato, che vada male o che vada bene, è che loro sono sempre pagati e che lo stipendio a fine mese ce l'hanno. Certo. E che invece io sto continuando tutte le volte in cui torno nella mia amata Italia, sì, a vedere imprenditori disperati, l'ultimo questa mattina, proprietario di una catena di ristorazione costruita con la fatica della sua fronte, persona che non vedeva un po' da un po' di tempo, e gli ho chiesto come vanno le cose, mi ha guardato negli occhi addolorato e mi ha detto vanno male. Perché questa è una persona che paga degli stipendi. Allora, visto che queste persone che io ho menzionato sono pagate da noi, sì, con tutti quei soldi che io dovessi avere in tasca, chiederei qua a questi che al momento, tra l'altro per sciagura, sono tutte persone a cui singolarmente ho già indirizzato le mie lamentele, il mio cahier de doléances per l'inettitudine del ruolo, o almeno di come lo stanno svolgendo, indipendentemente dalla parte politica, di cui, come lei ben sa, sì, a me non interessa, perché io, se posso parlare bene di qualcuno, lo faccio perché parlo bene della persona e non per l'etichetta che per ventura si è attaccato addosso alla giacchetta. Ebbene, vi direi, cari signori, avete fallito voi e tutte le persone che sono sedute ai vostri tavoli, avete fatto di quello che è un patrimonio dell'umanità, perché l'Italia intera dovrebbe essere dichiarata patrimonio dell'UNESCO per il nostro patrimonio culturale, per il nostro patrimonio intellettuale, per il nostro patrimonio anche dal punto di vista della fauna e della flora variegata che noi abbiamo su un pezzo di terra così piccolo rispetto alle altre nazioni. Sì, sì. Loro e tutti quelli che li hanno preceduti, nessuno escluso, perché se no non saremmo arrivati ad oggi, certo, hanno fatto scempio di questo paese. Quindi io a questi signori, sì, e a tutti coloro che
siedono negli scranni pagati da noi, pagherei la liquidazione per andare a casa. Una cifra simbolica, come quei 600 euro offensivi che loro dicono di voler dare agli italiani, perché capisce che quando uno sente dire a un ministro che se un ristoratore non ce la fa ad andare avanti ha solo da cambiare lavoro, quella è una persona che dovrebbe essere messa in galera e bisogna buttare la chiave, perché questo è altro che un attentato alla Costituzione, perché il governo di questo paese, come quello di tutti i paesi del mondo, si regge con i loro lauti e beati stipendi sulle tasse che versano le partite IVA. Allora, se questo principio fondamentale questi usurpatori non l'hanno capito, è bene che con quei soldi, a cifra simbolica di un euro, perché in realtà dovreste pagarci i danni, voi andate a casa. Dopodiché prenderei delle persone realmente interessate a fare la condotta di questo paese, ma non li pagherei con gli stipendi che prendevano questi signori. Farei come si fa nelle aziende virtuose, o come sto facendo io in questi giorni, con una cordata di persone che cercano di risollevare un grande marchio e si autofinanziano lavorando 24 ore su 24 perché credono in un progetto. È ovvio che se il progetto andrà in porto poi avremo tutti una lauta ricompensa, ma se non andasse in porto avremo solo maturato un debito, oltre alle enormi mole di lavoro che stiamo sbattendo noi come tanti altri. Faccio un esempio personale, perché chi mi conosce sa che io parlo di me stessa, non parlo mai degli altri. Quindi con quei tanti soldi, un euro ciascuno, li liquiderei tutti dicendo e la chiudiamo in bonus così, perché sennò vi chiedo anche i danni. Dopodiché, altro che le cordate dei valorosi, il panel di esperti, l'ammirabile cordata di cui leggiamo sui giornali, prenderei un rappresentante per ogni categoria economica e imprenditoriale e sociale italiana che mi presenta un progetto serio e me lo redige da solo e non con la squadraccia di esperti non pagato. E se quel progetto va in porto, io a un parlamentare, a un deputato, non mi interessa dargli 15, 20 o 30 mila euro, ma non è giusto che questa gente continui a guadagnare se il paese è in perdita, non è giusto che questa gente continui a guadagnare se le partite IVA vengono ridotte al reddito di cittadinanza, con tutto il rispetto per quelle persone che con quel reddito hanno pagato le bollette e la scuola dei figli. Allora con quei soldi cercherei davvero di risanare il paese, chiuderei l'Agenzia delle Entrate e Equitalia per come è impostata oggi, farei uno Stato dove è lo Stato che mi deve dimostrare se io ho violato qualche norma e se sono da perseguire, non uno Stato che parte dal presupposto che tu l'abbia fatto, certo, salvo prova contraria. Sì. Dimostrami tu di essere virtuoso con i miei soldi. Allora con tutti questi soldi cambierei esattamente, farei la chiave di volta di quello che serve in un paese come questo. Tutti a casa, ma non a chiacchiere, perché anche quando sento parlare del taglio dei parlamentari, sa quanti parlamentari e quanti senatori sono utili in uno Stato come il nostro? Zero. Perché da quando è stata eliminata la rappresentanza popolare e quelli di Reggio Calabria si vedono catapultato un senatore che è nato a Sondrio, o quando quelli della Sardegna si vedono catapultato un senatore che è nato a Torino, non c'entra niente con loro, non c'entra niente della loro terra. Quindi la rappresentanza parlamentare è già violata a prescindere, sono solo delle bugie che vengono perpetrate per continuare a pagare una massa di gente che non ci serve a niente, perché, e non sto dicendo che siano tutti disonesti, perché è un discorso troppo facile, sto dicendo che le maglie dell'amministrazione e della burocrazia che ci sono in Italia imbrigliano talmente tanto il sistema che anche i virtuosi ne vengono schiacciati. E il sistema o li ingoia o li sputa fuori. Allora con quei soldi, verosimilmente parlando, farei questo: eliminerei l'amministrazione, la burocrazia e il malgoverno che sta schiacciando questo paese, perché quando giro per l'Italia mi sembra di essere in una in uno stato dove è scoppiata la bomba atomica o la bomba nucleare, e sembra uno stato post bellico. Io che sono stata a Sarajevo subito dopo il conflitto, quando giro per Roma o per Milano e anche per Torino, ho quella stessa impressione, quell'impressione latente che qualcosa sia successo, ma che poi soprattutto a Torino, per pudore esageromanen, cerchiamo di non farlo troppo vedere. Allora se siamo seduti in una delle nostre bellissime piazze
e magari beviamo un bicchiere di vino mangiando uno dei nostri buoni formaggi o un affettato, ci può anche sembrare, per un inganno della mente, che la bellezza di un monumento o di un'architettura di Juvara o di Brunelleschi possa ingannare il nostro cervello e il nostro cuore e fingere che non è successo niente, ma non è così. Il mondo che viviamo, la società in cui viviamo, in cui adesso abbiamo tutti paura di tutti, in cui le persone sotto i portici, se tu mirabilmente non hai la mascherina, che non serve a niente, ti scalzano da te perché tu sei l'autore e loro hanno paura di te, ma le persone e le cose a cui temere, da cui farsi lontano, sono ben altre. In uno stato come il nostro, dove i signori uomini andavano a donnicciole con il consumo più basso di condom al mondo e poi vengono a parlarci delle mascherine e dei guanti, ma di cosa stiamo parlando? Ma siamo davvero tutti scesi dalla palma perché si è spezzato il ramo? Allora, con questi soldi investirei in istruzione, creerei dei bambini consapevoli, dei bambini che hanno la facoltà della, quella che viene chiamata in America, la dissenting opinion, quindi la voglia di alzare la voce, non per impattare un muro o per urlare delle frasi senza senso, ma perché un pensiero ragionato e interiorizzato sarà sempre anche quando sbagliato, è sempre meglio di un pensiero precotto che ci viene venduto da un terzo. Quindi investirei in istruzione, taglierei la burocrazia, manderei a casa tutti, nessuno escluso, questi del malgoverno che ci ha condotto fino ad ora, e metterei un governo di virtuosi dove l'onta però dell'errore viene pagata con l'esclusione a vita e l'interdizione dai pubblici uffici e l'interdizione dall'elettorato attivo e passivo, perché anche in suffragio universale, e qui so che il mio pensiero potrà essere manipolato e malinterpretato, ma ormai abituata e non mi interessa, perché io rispondo è chiarissimo, e non delle manipolazioni che i terzi ne fanno. Il suffragio universale in certi frangenti si è dimostrato purtroppo una calamità naturale, perché come diceva Winston Churchill, la democrazia è quello stato di fatto per cui se in una stanza hai 10 imbecilli e una persona saggia, 10 imbecilli votano tutti allo stesso modo, sì, sono costretti a fare quello che decidono i 10 imbecilli. Allora bisognerebbe mettere delle soglie d'ingresso, e le soglie d'ingresso al voto non devono essere ovviamente delle soglie aristocratiche, devono essere delle soglie intellettuali e intellettive. Sì. Perché l'elettorato, se davvero ci dicono, cosa su cui purtroppo inizio a dubitare, che vale ancora qualcosa, deve essere esercitato da persone serie e consapevoli. Solo così si pone fine anche allo scandalo che ancora aleggia in molte parti del nostro paese della vendita del voto e di tutto ciò, dello scambio delle beneficenze, benevolenze, come si dice in larga parte del paese. Questo farei con tutti quei soldi. Allora, siamo su Radio Dream on Fly, che vuol dire sognare, no? Volando o cercando di fare un grande volo. Credo che questo grande volo noi l'abbiamo già fatto insieme a lei, dottoressa, oggi, perché potrebbe essere un grande sogno, così come potrebbe diventare, chissà, magari un domani anche una realtà. Io però aggiungerei un'ultima cosa al suo sogno: una volta che questi famosi virtuosi hanno fatto tutta questa ambaradan, questa rivoluzione, mandando tutti a casa eccetera eccetera, quando sbagliano non solo fare l'interdizione eccetera eccetera, però facciamoci pagare anche i danni. Allora, a questo punto inseriamola. Come dicevo, li liquiderei a euro uno, perché altrimenti dovrebbero pagare tutti i danni. No. Niente anche dovrebbero. Le pensioni e tutti i benefit che hanno. Esatto. E proprio per quello che le dicevo. I danni verrebbero pagati per il semplice fatto che tutti coloro che hanno avuto un elettorato attivo e passivo fino ad oggi e l'hanno esercitato male dovrebbero essere interdetti ad eterni dai pubblici uffici. E con questo terminiamo il nostro sogno su come la dottoressa Lorenza Morello farebbe con 209 miliardi di euro per la nostra, per il nostro paese e per gli italiani. Intanto so che vi sareste molto più divertiti se io avessi detto che aprivo un acquafan in ogni luogo, una pista di sci sui tetti, nani e ballerine per tutti, ma siccome queste sono cose che hanno già raccontato oltre, cioè sarà qualunque, io sono rimasta un po' più sul concreto di quello che servirebbe davvero al paese. Pietà. Certo, la qualunque prometteva anche ben altro. Comunque è un professionista, mica come quelli che sono al governo adesso.
Teniamolo come mentore. Grazie davvero, dottoressa, per essere stata con noi anche oggi. Noi l'aspettiamo come al solito martedì, perlomeno ci proviamo, la raggiungeremo in ogni dove. Sì, se non mi hanno ingabbiata prima, dopo quello che ho detto anche oggi, volentieri ci sarò. Grazie alla dottoressa Lorenza Morello, alla prossima settimana. Grazie a voi, a presto. Grazie anche a voi per averci seguito fin qui, appuntamento l'avete sentito, la prossima settimana con la giurista d'impresa, la nostra dottoressa Lorenza Morello. Radio Dream on Fly, dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti.